Luca Medas e Andrea Congia ci regaleranno un lavoro che ha avuto molto successo e sta avendo molto successo, si chiama Grande Madre. È un lavoro che è ispirato, insomma, ai miti della Sardegna e raccoglie anche parte del patrimonio di canzoni della nostra terra. Il Lunarchio Festival, come sapete, è un appuntamento che si ripete oramai da 6 anni a questa parte. Nasce con l'obiettivo proprio di portare gli spettacoli nei siti archeologici. Il progetto è iniziato 6 anni fa grazie alla collaborazione forte che si è creata con gli amici della cooperativa Irei, che tutto l'anno gestiscono i siti archeologici qui di Villa Grande, di Cherì ad Ilbono e di Sortale sul Monte a Tortolì. Senza il loro prezioso aiuto, diciamo che non avremmo avuto il coraggio di continuare in questa avventura. Un ringraziamento è doveroso anche nei confronti dell'amministrazione comunale, che ha creduto in questo progetto e che lo ha sostenuto quest'anno. E speriamo di rivederci tutti quanti l'anno prossimo. Dio volidi. Buona visione. La mia è una famiglia di teatranti che ormai ha quasi compiuto un centinaio d'anni. Mia nonna e mio nonno erano attori contadini, inconsapevoli del mestiere dell'attore. Per loro raccontare o fare teatro era qualcosa di naturale, non era qualcosa di artefatto. E nel tempo questo è diventato un mestiere. Oggi vi voglio raccontare una storia che ha molte storie dentro, come tutte le storie della nostra terra, che sono senza fine, perché ogni storia che comincia e che finisce presuppone una nuova storia. È un ciclo continuo, infinito, che non termina mai. Molti, quando vengono in Sardegna, pensano che la Sardegna sia il mare, le spiagge, oppure il sardi, no? I sardi che sono faccia di sardo, oppure le donne sarde. C'è molto di più. La Sardegna è il vento. La Sardegna, devi venire qui per capire cos'è la Sardegna, perché senti il rumore della Sardegna, dove c'è il silenzio, ma il silenzio non esiste. Devi entrare dentro la profondità di quel silenzio per comprendere che cosa significhi essere nato qui. E tutta la sovrapposizione di storie, come le pietre di Nuraghe. Questa è la nostra storia. E vi voglio raccontare, partendo da un'immagine, la notte, che è un altro modo di conoscere la Sardegna. Chi non è stato dentro la notte senza luci non può capire cosa vuol dire essere sardi. La notte senza luci, il buio. Quando i pastorelli a 12-13 anni venivano ceduti per un anno, no? Babbo ti mandano da zio e per un anno tu stavi lì e ogni 20 giorni ti portavano il cambio di vestiti e per mangiare e cenare dovevi di più a sta zuai, dovevi succhiare la tetta della capra e la tua cena era quella. E questi bambini di 11-12 anni che stavano nella notte ad ascoltare il buio e la civetta che cantava avevano paura. Ma avere paura non era cosa da uomini, allora bisognava combattere la paura. Ma da subito insegnavano ai bambini che si ha paura solo delle cose di cui non si conosce il nome. E allora gli avevano insegnato una cosa molto semplice, a intagliare su una canna e fare 3 buchi, e soffiare. E quel suono illuminava la notte. E allora questi pastorelli, questi bambini, che per un anno stavano avvolti dalla notte, con quel suono illuminavano il loro cuore e potevano sopravvivere. Perché quei suoni, quei rumori, quelle civette, la volpe, erano misteri. E l'altra immagine che voglio presentarvi mentre il sole tramonta, e anche questo è Sardegna, è l'immagine di una madre che sta nella casa a pensare al figlio, su all'ovile, solo, circondato dal buio.
queste mani silenziose e potenti, con una potenza fatta di silenzio e di sguardi, di poche parole, perché poi poche sono le parole che i sardi usavano, abbiamo un suono così, a volte dolce, a volte così duro. C'era il Santa che diceva che un tempo le parole valevano per i sardi, quando uno dava la parola via da vuedo sentenziao, era una sentenza. Poi dice, arrivarono i notai e le parole non valevano più niente, diventavano scritte, lo scrive Satta nel giorno del giudizio. Quelle poche parole che le madri usavano per insegnare ai figli o per preoccuparsi per i figli lontani 15 giorni, beh, allora è dedicata questa storia a queste grandi madri. Perché per essere grandi madri non è necessario essere famose o essere personaggi della televisione. Ogni nostra madre è una grande madre, perché una madre quando fa nascere un figlio sta pensando al futuro. Non c'è nessuna banca europea che può togliere il futuro a una madre che partorisce. Questa è la nostra storia, una storia piena di futuro, perché finché una madre partorirà un figlio, il futuro ci sarà sempre. Ed allora raccontiamo questa storia. La nostra storia comincia con un'immagine di Issu, il primo uomo mandato in esilio su questa terra a forma di sandalo da Eus, il primo sonnendi, che l'ha fatto sul mondo cantando a tenore, cantaiene e ballaiene con Sosfrade, si l'ha fatto sul mondo, traduco per i... avevano cantato e ballato con Sosfrades e avevano fatto il mondo cantando a tenore. Mentre cantavano, cantavano, il mondo nasceva. E così in questo giardino Issu e Mamai l'avevano combinata grossa, avevano mangiato un frutto proibito e suo primo sonnelli si era arrabbiato e li aveva mandati in esilio sull'isola a forma di sandalo, che era piena di spine e di roccia, non ci via nuda, e un vento terribile che passava da una parte all'altra, non li faceva dormire, aveva una voce questo vento, lo chiamavano infatti Saoghe. La voce che passava. Ma era successa un'altra cosa. Era successo che Mamai non parlava più a Issu. Perché non parlava più a Issu? Si era offesa. Perché quando Issu, primo sonnendi, si era affacciato dal cielo nel giardino, aveva detto: chi ha mangiato il frutto? Lui aveva detto subito: lei, io dopo. E non l'aveva difesa. E Mamai questo non l'aveva potuto sopportare. E allora aveva cercato subito di fare la pace mentre venivano cacciati via in esilio sull'isola a forma di sandalo, avevano cercato di avvicinarla, ma lei niente, non aveva voluto sapere niente, l'aveva mandato via, lei dormiva in una grotta, l'altro dormiva in un'altra. Era disperato e così era salito su, sulla punta dell'Ennargento, dove ci sono le porte d'argento e la luna riflette, solitario, e guardava il cielo perché era chiuso il cielo. E la solitudine, lui lo capiva adesso che cosa era. La solitudine era essere senza Mamai, nel buio della notte. Allora, Eus, il primo sonnendi, era apparso al suo fianco e gli aveva detto: non ti parla più, vero? E lui: vai al fiume, lì crescono delle canne, portale con te. E così Issu, senza capire cosa volesse Eus, primo sonnendi, questo che aveva fatto tutto il mondo, quello che aveva fatto il mondo cantando a tenore, era andato a prendere tre canne ed era tornato su. Nel frattempo Eus, primo sonnendi, aveva preso il vento. Come lui arrivò con le canne, mise il vento dentro le canne e disse a Issu: suona, soffia dentro le canne. E lui non capiva, si mise a soffiare. Uscì fuori un suono incredibile che farò la notte venne illuminata. E Mamai, che stava nella sua grotta rennegata, arrabbiata, che non gli parlava più da un sacco di tempo, aveva sentito questo suono e aveva detto, e l'aveva seguito, e senza paura, perché lei non aveva paura della notte e non aveva paura neanche della solitudine e non aveva neanche paura di tenergli il muso così a Issu. Issu invece non ce la faceva senza di lei, così l'aveva andato e l'aveva seguito ed era salito sulla collina e l'aveva visto che era una specie di sagoma, perché la luna era piena e quindi tutto il suo perimetro era illuminato, e l'aveva visto che soffiava il vento dentro queste canne con un suono meraviglioso che sapeva di dolore e che sapeva di vento e che sapeva di tutto ciò che c'era attorno a lei e di buio. Allora l'aveva guardato e aveva detto, aveva sentito che doveva scegliere e quello scegliere sarebbe stato per sempre. L'aveva guardato e aveva detto, certo perfetto non è, forse l'aveva immaginato diverso, eppure lui è per me, eppure lui è la metà di me. Allora si era avvicinato a lui, gli aveva tolto
canne dalla bocca e l'aveva abbracciato selvaggiamente. E quella notte si erano uniti per la prima volta e la luna era tramontata mentre loro si abbracciavano ed erano diventati come una scultura nella notte. E l'indomani mattina, quando si svegliarono abbracciati, come se fossero stati un tronco d'albero intrecciato. Ma mai aveva capito che qualcosa dentro di lei era cambiato. Allora le Janas, Sajana Maestra, la responsabile, oggi noi diremo, delle Janas, delle fate sarde, si era avvicinata. Erano tutti e dappertutto questi esseri meravigliosi o terribili. Si era avvicinata a mamma e gli aveva detto: da oggi tu sei come la terra, dentro di te sorgerà la vita. E lei era felice, non capiva assolutamente cosa gli stava dicendo, però era felice, diceva: è una cosa bellissima, come avverrà tutto questo? Avverrà nel tempo e nella pazienza. Piano piano ti trasformerai, come il chicco di grano dentro la terra, che lentamente nel buio e nel mistero si trasforma diventando spiga. Questo avverrà in te e dentro di te. E allora lei disse: voglio andare a dirlo a Isu. No, questo segreto non lo potrei condividere con nessuno. Questo è il tuo mistero, sarà sempre con te. Lui conosce il segreto del suono che illumina la notte, tu conoscerai il segreto della vita. Ma sappi una cosa: la vita genera sofferenza, e questo è il segreto più profondo. Dentro di te nascerà la vita, ma si farà spazio anche il dolore. Insieme saranno una cosa sola, e questo dolore farà diventare potente la vita. Senza dolore non c'è vita. Pensa, gli dice al bruco: cosa deve fare il bruco per diventare farfalla? Deve spaccare la sua pelle. Il chicco di grano cosa deve fare per far nascere la spiga? Deve spaccare la sua pelle per far uscire il gambo, che diventerà spiga e poi diventerà cibo. Ebbene, tu sarai cibo, perché la vita ti farà diventare cibo, casa, silenzio. Mamma era commossa. Non capiva nulla di tutto quello, ma capiva che dentro di sé qualcosa stava avvenendo, come un mistero. E lentamente il suo ventre si gonfiava e lentamente sentiva che la vita si muoveva dentro di lei, finché venne il giorno del parto. E allora le Janas si misero attorno a lei, la sistemarono su riva, e sentiva un dolore che cresceva sempre di più e diceva: ma allora è questa la vita? Sì, da questo dolore nascerà la vita. Noi non possiamo alleviarlo questo dolore, però ti possiamo accompagnare. Si misero a cantare Yandi Mironai, Andirandorandira, Yandi Mironai, in antico verso. E cantando attorno a lei, danzando, ella partorì il primo figlio, che nacque piangendo. Allora disse mammai: ma quando si nasce si piange? È un grido. Quel pianto è un grido per dire: io ci sono, e mio figlio non è tuo, è della terra. Il figlio non è possesso. Dare la vita significa troncare ogni legame e lasciare al vento, al tempo e alla pazienza e al buio e tutto quello che è vita e che è avventura. E così mammai fece nascere Subribuvillo. E nacque anche il secondo figlio, che si chiamava Risu, e questi figli ebbero altri figli e si sposarono, ebbero figli. Risu si sposò con Lugia, invece Subribuvillo con Scurigada. Ebbero dei figli e fecero dei villaggi, però tutte le notti andavano a trovare la mammai, che era sempre colei che ascoltava tutto di tutti, mentre Risu aiutava ora l'uno ora l'altro. Subribuvillo lavorava la terra, spaccava col piccone la roccia per trasformarla in terra da coltivare, mentre Risu portava le pecore su al pascolo e mancava a volte per 15-20 giorni, non lo si vedeva. Un giorno Isu chiamò Risu e gli disse: ascoltami, tu stai solo per troppo tempo, io ti voglio dare qualcosa che ti farà compagnia. E gli diede
il segreto del suono del vento soffiato dentro le canne. Dice: suona questo e non sarai mai solo. E così Arisu, mentre andava e spariva per 15-20 giorni per portare le pecore al pascolo, suonava queste launeddas, e questo riempiva il suo cuore. Lui non aveva paura, respirava col respiro della terra e della notte e delle stelle del cielo, non aveva paura e seguiva i suoi animali. E camminava e camminava, e mentre il suo primo figlio zappava e batteva e raccontavano le loro storie, e ogni notte il suo primo figlio faceva una sorta di inventario di quello che aveva fatto. Ma quando arrivava a Arisu ogni 15-20 giorni, ma mai faceva tacere il suo primo figlio, diceva: voglio sentire lui, il suo suono. Questo non andava bene, il suo primo figlio si sentì male. Così che un giorno chiamò il fratello e disse: vieni Arisu, ti voglio far vedere un terreno come lo... guarda, è un pascolo straordinario, vieni con me. E così Arisu lo seguì quella mattina, era una mattina presto, il sole era appena sorto, e vedendo questo terreno che è pronto per il pascolo, per i suoi animali, Arisu lo abbracciò e dice: grazie, hai lavorato così tanto per fare questo, posso calpestare questa terra? Certo, si tolse i calzari, perché per un tempo, per i nostri antichi, la terra dove si coltivava e dove si pascolava era sacra. E lui si mise a camminare scalzo, e come gli diede le spalle, il suo primo figlio prese la roncola e... Arisu, colpito, si voltò, guardò e cadde a terra e sporcò col suo sangue. Il suo primo figlio sparì. Quella notte, al villaggio, i figli e i nipoti del suo primo figlio non si presentarono, se ne stettero nelle loro case. Ed era molto strano, perché invece i figli di Arisu erano tutti là, attorno a Mammai, ma mancava Arisu. C'era Lucia, aspettava. Quella notte Lucia aveva fatto un sogno strano, aveva visto un corvo che passeggiava dentro il sogno, aveva visto un piccolo topolino che si muoveva e un bambino che piangeva. I figli si presentarono e dissero: babbo non c'è, che facciamo? È andato in quel terreno con suo primo figlio, andate a vedere. Andarono e videro che era stato ucciso, colpito alla testa, con la testa spaccata per terra, il sangue sparso. Lo presero il corpo, lo riportarono al villaggio e lo misero ai piedi di Lucia. Lucia prese il corpo di Arisu, guardò Mammai e cantò così: un golfo malaito a chi regampo santo sto lato brincato est in sei anni una solito e subizzi se sta son colato scura e sattir scura poi in su goro si sposo meo non torrà ed è omoro scura sa dire scura poi su goro si sposo meo non torrà ed è Nanna e consolatemi Deo. Nina, non piangere sfizzugare. Nanna e Deo moro de ormai senza vita del marito. Lucia guardò Mammai. Poi chiamò i figli e disse: andate, sapete quello che dovete fare.
I figli allora presero delle torce e quella notte andarono verso il villaggio di Sopremofilo e gettarono le torce sulle case di paglia dei figli di Sopremofilo, che presero fuoco. Questi, usciti dalle case, salvando appena in tempo le bestie e i bambini, si accorsero che erano stati i figli di Arriso a incendiare le case. Allora dissero: ma perché? Noi non c'entriamo niente, è stato nostro padre, perché ve la prendete con noi? Allora andarono con delle erbe velenose e misero le erbe velenose nei pozzi dove si abbeveravano i figli di Arriso. Allora i figli di Arriso, vedendo che avevano avvelenato i loro pozzi, decisero di andare a distruggere tutte quanti gli ovini e tutte quante le terre e tutto quanto quello che avevano costruito. Andarono, misero fuoco, bruciarono, calpestarono, distrussero. Allora i figli di Sopremofilo presero le roccole, andarono dai figli di Arriso e dissero: vediamocela noi, da uomini a uomini, vediamocela avanti, vediamo come finisce questa storia. E allora si incontrarono in una collina che si chiamava Socidrosio. Allora Mamai apparve all'improvviso e disse: basta, basta, il dovere della vendetta non si può escludere, ma sia colpito soltanto chi è colpevole. E cominciò a elencare tutta una serie di regole che avrebbero determinato come una disamistade doveva andare e che nel tempo e nel tempo dei tempi vennero inserite nella carta dei loghi e poi dopo nel processo barbaricino, nel codice barbaricino, vennero inserite queste regole. Non bisognava uccidere in modo assurdo, ma in modo che fosse mirato, relativo alla vendetta, e la vendetta era il dovere. E Mamai elencò una serie di regole. E Mamai guardò Lucia, che guardava sconigata, le due donne si guardavano negli occhi, guardandosi negli occhi, promettendosi morte e vendetta. Mamai, dopo aver elencato queste regole per cercare di salvare più possibile i figli degli uni e i figli degli altri, chiuse il suo libro e disse: così sia, tramandate queste cose voi madri ai vostri figli. E visto che l'amore non è possibile in questa terra, ma soltanto l'odio, allora dico che questo odio venga in qualche modo attenuato con delle regole, ma la pace venga sempre cercata, figli miei. Passò il tempo e nuove cose erano nate. Le Janas erano immortali. E loro scendevano giù due volte all'anno per fare il ballo tondo, il ballo che aveva forma come queste forme, perché seguivano le costellazioni del cielo. E scendevano poi in Kunja, poi a Semina, i due riti più importanti, e ballavano con gli uomini. E alcune di loro, guardando questi uomini, videro che la loro mortalità era come una ferita, che la loro debolezza era come un tatuaggio. E vedevano e si commuovevano del desiderio di questi uomini di combattere questa debolezza con la forza, e capirono che dovevano dare amore a questi uomini così persi. E alcune di loro si innamorarono di questi uomini. Allora andarono da Samama Maestra per dire che volevano vivere con questi uomini. Samama Maestra si contrariò moltissimo e dice: noi non ci mischiamo con i mortali. Se voi vi mischierete con i mortali dovete rinunciare all'immortalità, vi chiamerete Vati e non potete più vivere con noi, non potrete mai raccontare a questi uomini che siete Janas, non potete mai raccontare a questi uomini che avete rinunciato all'immortalità. Avrete dei figli e questi figli avranno mezzo sangue Janas e mezzo sangue umano, sapranno interpretare il canto della civetta, il fruscio degli alberi, sapranno guardare le cose e leggere nell'interno dei segreti, ma voi non dovrete spiegare niente, saranno malinconici e inquieti e nessuno crederà mai loro, alle parole che diranno e alle profezie che faranno e al sogno. Se voi ci state a questo, voi potete andare. Allora le Janas dissero: va bene, e non potete vivere più qui, dovete cercarvi un altro luogo. E trovarono un altro luogo in mezzo alle montagne, da quella parte, e chiamarono questo luogo Samama Koyada, che nel tempo venne chiamata Mamoyada. Lì Janas e uomini insieme fecero generazioni di figli che hanno sangue di Janas, ma non lo sanno. Poi un giorno vennero dal mare uomini che non conoscevano nulla di questa terra, uomini volgari che pensavano solo all'oro e ai diamanti e ai gioielli, e videro le Janas danzare il ballo tondo nei pozzi sacri, e videro i gioielli, non videro i pozzi sacri, non videro le case di pietra, videro i gioielli, e uno di loro cercò di strappare i gioielli dal corsetto di Kiriga. Allora Sajana Maista fermò il ballo e disse: basta, è finito il tempo delle Janas, dobbiamo andarcene.
E allora levati e andarono, dice: ti prego, noi amiamo questi uomini, non ci far andare via, noi abbiamo rinunciato all'immortalità, facci stare con loro. No, il tempo delle giannas è finito, andiamo. E allora levati e andarono e disse: ascolta, noi vogliamo stare per sempre qui, fai qualcosa. Allora Sajjana Maestra disse: va bene, vi trasformerò in fontane d'acqua. Sarete fontane d'acqua e chi berrà quell'acqua saprà amare come voi avete amato, rinunciando all'immortalità e accettando il tatuaggio del silenzio sul vostro destino. E vennero trasformate in fontane d'acqua. Infatti, se andate in questa zona, è piena di fontane d'acqua e chi beve quell'acqua sa amare. Perché l'amare, quell'amore antico, quell'amore fatto di silenzio e di speranza, quell'amore fatto di forza e di leggerezza. E Dio sa quanto in questo mondo c'è bisogno di quell'acqua. Solo che bisogna stare attenti, perché in quelle fonti Suddhimonium Leggio ha messo Sacqua de Suscaresci, e accanto alle fonti dell'amore c'è l'acqua de Suscaresci, e l'acqua de Suscaresci chi la beve dimentica il proprio nome, il proprio destino e anche se stesso. E bisogna stare attenti, è per quello che nessuno beve quell'acqua, tutti hanno paura. Allora i pastori, uscendo di casa, trovarono queste fonti e andarono a bere quell'acqua e sentivano nel loro cuore uno struggente desiderio.